Buongiorno da Gilda News. Il 14 agosto alle ore 14 si è chiusa la piattaforma online del MIUR che ha consentito di presentare domanda di assunzione ai docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento e ai docenti vincitori di concorso. 71.643, afferma il MIUR, sono le domande presentate, anche se va detto che circa 10.000 di queste sono quelle inviate dalle docenti della scuola dell'infanzia per i quali non esiste il potenziamento. Il MIUR rende noto anche la ripartizione regionale delle domande. Più di 23.000 provengono dalla Sicilia e dalla Campania, seguono il Lazio, la Lombardia, la Puglia, la Calabria e la Toscana. Le regioni in cui vi sono state minor numero di domande sono il Molise, la Liguria e il Friuli. Buon pomeriggio da Gilda News. Esodo verso Piemonte e Lombardia. A conclusione delle fasi A, B e C del reclutamento dei docenti, i neoassunti si concentreranno in Piemonte e Lombardia. Perché? Stando ai dati resi pubblici dal MIUR, è in queste due regioni che si raccoglieranno gli insegnanti del Sud che non hanno trovato posto nella propria provincia. Questo è l'effetto di un intervento governativo che non ha tenuto conto del rapporto tra posti disponibili e iscritti nella GAE regione per regione. Il Premier Renzi a Ferragosto ha rivolto un augurio ai nuovi docenti, scatenando pesantissime polemiche nel mondo del personale della scuola e i sindacati, già fortemente contrariati da vari mesi da quelli che definiscono la dittatura. Anche Gilda degli insegnanti denuncia che questa fase non poteva essere peggio organizzata. Si è operato asetticamente sui numeri, come se non ci fossero in gioco esistenze e rapporti umani consolidati. I precari sono stati costretti a presentare domanda senza conoscere le sedi dove erano disponibili le cattedre, né i criteri usati dal computer per assegnare i docenti alle province di servizio, il famoso algoritmo. I docenti calabresi fanno sentire la propria voce. Il giorno di Ferragosto i docenti calabresi hanno depositato una mozione in Consiglio regionale perché richieda l'intervento della Corte Costituzionale contro il DDL di Matteo Renzi. Gli insegnanti, nella loro polemica, sottolineano come la riforma leda i numerosi principi della Costituzione italiana. Come già avvenuto per altre regioni d'Italia, la Calabria darà battaglia alla buona scuola. Il dato evidente che emerge dai numerosissimi commenti, lettere e interventi sui social network e altri media è la disperazione di migliaia di lavoratori costretti a fare una scelta che gli cambierà totalmente la loro vita. Al fine c'è stato chi non ha presentato domanda per paura di essere assegnato a centinaia di chilometri di distanza da casa ed altri per i quali il posto fisso ha potuto più che il timore di allontanarsi dalle famiglie. Raccontiamo di seguito le storie presentate da Repubblica di due insegnanti che hanno fatto scelte diverse rispetto alla stabilizzazione dei precari. Da Palermo, Maria, sposata con due figli, insegnante di francese alle medie, sta preparando la valigia. Per lei la destinazione che equivale a una cattedra a tempo indeterminato è Torino. A Palermo lascia il marito e due figli di 10 e di 14 anni. Mi sento deportata, costretta a lavorare praticamente gratis se si considera che lo stipendio se ne andrà via tutto per l'affitto di una stanza, le bollette, i viaggi per vedere i miei figli. Eppure lei ha deciso subito di accettare il trasferimento perché, come afferma, io amo questo lavoro, lo faccio con passione e allora, con tutto il sacrificio che ci costerà, non me la sento di rinunciare a priori. Ci proverò, ma non è detto che arriverò fino in fondo. Da Roma. Serena è una professoressa precaria di arte e immagine nelle scuole medie. Da 7 stagioni insegna in regime di supplenze annuali nella provincia di Genova. Ho un compagno, ma non ho figli, quindi non mi precludo la possibilità di lasciare la provincia di Genova. Vorrei sapere però, per andare a fare cosa? I posti disponibili per storia dell'arte non ce ne sono, così sarei finita nel grande minestrone del potenziamento, le nuove materie. Oltre a non sapere dove avrei insegnato, quando avrei iniziato a insegnare, non avrei saputo neanche cosa andare a insegnare. Anche i tempi e modi del rientro sono ambigui, non volevo inoltrare una richiesta al buio, meglio rinunciare. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Gilda TV. Il flop della fase C. Il potenziamento dell'organico previsto nella fase C inizierà a fine novembre 2015. I 55.000 posti previsti dalla legge 107 non potranno essere tutti coperti, in quanto molti docenti saranno assunti nelle fasi A e B.
I 10-13.000 posti non attribuiti agli insegnanti neoassunti non verranno occupati con supplenze temporanee perché il comma 95 della legge non lo permette. La fase C rischia di rivelarsi una vera e propria bufala propagandistica. Da Irene Anastasi per oggi è tutto, arrivederci alle prossime news.